La gara di oggi è stata una gara combattuta su un campo pesante, il Frosinone è partito bene, poi noi siamo riusciti a quadrare le cose anche sul piano tattico, abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo passati in vantaggio con un grande gol, nel secondo tempo siamo partiti bene, avremmo potuto essere premiati con qualche decisione arbitrale, vedi il rigore. E poi il Frosinone con la sua capacità, forza e veemenza ha pareggiato, ritengo nel risultato giusto. Sì, sì, sicuramente. Noi bene anche il primo quarto d'ora dove non avevamo rischiato niente, abbiamo provato in diverse occasioni di fare gol e poi da dopo quel quarto d'ora, dopo i primi 20 minuti siamo andati in difficoltà, non tanto in occasioni da gol subite ma proprio nelle ripartenze, nel provare a giocare. Al secondo tempo poi ci siamo riorganizzati e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo dove è venuto il pareggio con un gran gol di Curiale e poi comunque le due traverse e un palo potevamo avere un po' più di fortuna, potevamo vincere sicuramente la partita per le occasioni create. No, ma i campionati sono sempre aperti, fino a quando la matematica non dice tutt'altro. Adesso siamo in condizioni che mancano 11 partite, siamo un bel gruppetto di squadre, è rientrato anche il Benevento che sta lì e sarà sicuramente una squadra che lotterà fino alla fine, è un mini torneo tra queste squadre che stanno lì davanti, chi farà più punti da qui alla fine raggiungerà la promozione diretta o la zona o i